dalla Vergine Maria e il diavolo negli esorcismi di padre Francesco Bamonte. Un giorno mi accorsi che Dio umiliava il demonio costringendolo a lodare la Vergine Maria con queste parole. Lei è l'unica che dovunque mi uccide. Mi ha sempre ucciso. Mi ha sempre ucciso. Mi mette in testa i piedi. Il suo velo maledetto mi strozza ogni volta. Nessuno di noi resiste. A queste parole esclamai: grazie, madre, grazie, cuore immacolato. Il demonio ribatté immediatamente: lascialo stare quel cuore, gli abbiamo infilato una spada e non è morta. Le abbiamo crocifisso il figlio e non è morta, ha preso altri figli. In un'altra occasione, mentre lodavo il cuore immacolato di Maria, il demonio disse: il suo cuore è il nostro dolore. Il suo cuore, più lo abbiamo trafitto, e più era vivo. Più l'abbiamo schiacciato e più lei ha schiacciato noi. Più soffriva e più noi soffrivamo. Noi volevamo gioire e invece lei ci uccideva con il suo pianto. Le sue lacrime sono fuoco che ci uccide. Un altro giorno, mentre invocavo l'intercessione del cuore immacolato di Maria, il demonio parlò delle spine confitte in esso, che rappresentano i peccati dell'umanità, e di coloro che riparano le offese verso questo cuore, e disse: gli uomini mi hanno aiutato a infilarci 1.000 miliardi di spine. Mi avete aiutato voi a infilarci tutte quelle spine. Mi avete aiutato voi. Ma più spine, più forza, più sangue, più potere, più dolore, più gloria. I vostri peccati si sono trasformati in gloria perché altrettante anime si sono consacrate a espiarli. E ogni anima gli fa saltare una spina. E ogni spina che salta conficca un palo di fuoco nel nostro cervello. Noi li picchiamo, noi li battiamo. Noi li bruciamo, noi li graffiamo, noi li squarciamo e loro giù a pregare. Noi li insultiamo, noi li calunniamo e loro giù a pregare. Non finirà mai questa tortura, non finirà mai questa tortura. Sono troppe. Quanti incoscienti si consacrano e non aspettano altro che di morire per quella, segue una parolaccia, e suo figlio. Durante gli esorcismi, ciò che mi colpisce maggiormente negli atteggiamenti e nell'espressione dei demoni è il loro temere e odiare terribilmente l'offerta che facciamo di tutto noi stessi a Dio per amore, in spirito di riparazione dei nostri peccati e dei peccati degli altri, porgendo previamente questa offerta nelle mani di Maria affinché sia lei stessa a presentarla a lui. In pratica si tratta di donare con grandissimo amore per le mani di Maria la propria vita a Dio, con l'intenzione di riparare le offese che egli e la Vergine Maria ricevono dai peccati del mondo, per riparare le conseguenze dei nostri peccati e di quelli degli altri, per ottenere la conversione di coloro che a causa dei propri peccati stanno correndo il tremendo pericolo della dannazione eterna. Ho sperimentato frequentemente la potenza di tale offerta. Mi è capitato spesso, infatti, che sia nel corso degli esorcismi, sia nel mio ministero sacerdotale, mentre ero a colloquio con la persona posseduta e le insegnavo come si vive l'offerta di sé, il demonio, fino a quel momento nascosto, all'improvviso si manifestava infuriato, poiché non sopportava che facessi tale catechesi. Ho compreso allora con chiarezza che tale offerta a Dio è un mezzo efficacissimo, non solo per sottrarre ai demoni i corpi da loro posseduti, ma anche e soprattutto per strappare ai loro artigli tante anime che vivono nel peccato. Come vedremo,
I demoni stessi, loro malgrado, hanno dovuto confermare con grande disappunto tutto ciò. Ho già descritto in un precedente paragrafo di questo capitolo come l'intercessione della Vergine non consiste solo nel pregare per noi e con noi, per ottenerci sia la grazia santificante, sia le singole grazie che ci occorrono, ma anche nel donare a Dio ciò che le offriamo. Un giorno, mentre stavamo presentando e offrendo alla Madonna preghiere, sofferenze, gioie e tutta la nostra vita, insieme ai tormenti subiti dalla persona posseduta, il demonio fu costretto a dire: ogni gioia, ogni dolore, sofferenza offerte a quel cuore di Maria sono dolci tenerezze di profonda carità che lei accetta e offre con le sue mani e le alza alla luce di quel Creatore. Un triste avvenimento mi aveva procurato una grandissima sofferenza morale. Un mattino, quando ripresi gli esorcismi il primo giorno dopo quella prova dolorosa, il demonio, sentendosi irritato per il mio ritorno agli esorcismi, volle rifarsi, descrivendomi improvvisamente con grande precisione e ridendo perfidamente e con soddisfazione tutti i fatti che mi avevano causato quell'afflizione, vantandosi di aver contribuito a suscitarli e a fomentarli. Ma guarda, minacciava anche di procurarmene altri. Feci allora questa preghiera: Signore, per le mani della Mamma Celeste, ti offro con tutto il cuore queste sofferenze. Non avevo ancora finito di dire la parola sofferenza che il demonio cambiò immediatamente musica. Emettendo urli da spaccare timpani, gridò: no, no! L'ha presa quella, segue parolaccia, l'ha rubata. Subito l'ha portata via. Si riferiva all'offerta della sofferenza. Gliel'ha portata via subito a quello, subito. Non ha fatto a tempo neanche a prenderla. L'ha presa e gliel'ha portata su. Tutte anime che mi levate. È ancora vivo in me il ricordo di un episodio accaduto recentemente. Nel corso di un colloquio personale avevo insegnato l'offerta a Dio di sé, per le mani di Maria, al marito di una signora che riceveva esorcismi. Avevo anche composto una preghiera che egli avrebbe dovuto inserire tra le sue orazioni del mattino e della sera per vivificare lo spirito di questa offerta quotidiana. Il marito si mise in tasca quel foglio sul quale avevo scritto quella preghiera. La moglie non poteva assolutamente sapere di quanto avevo detto al marito, perché durante il colloquio era ancora per strada, stava per raggiungerci, accompagnata dalla figlia. Appena arrivata è iniziato l'esorcismo. Subito il demonio, sbraitando, disse: è inutile che stai a insegnare quelle cose a questo, e dice una parolaccia indicando con il dito il marito di quella donna da lui posseduta. E poi quella carta che gli hai scritto, si riferiva chiaramente alla preghiera che avevo composto in precedenza, io gliela straccio. Ecco, il paragrafo finisce così, cari amici. Bene, abbiamo visto in questo paragrafo, molto importante, uno strumento molto forte di combattimento contro il demonio, di vittoria contro di lui, è evidentemente però uno strumento impegnativo, che è l'offerta di noi stessi e l'offerta dei nostri dolori. E se ci abbiamo fatto caso, abbiamo concluso il rosario, e c'era una meditazione nel rosario, quarto mistero gaudioso. Ecco, io in questo tempo sono un po' sensibile a queste cose, no? Dove Gesù, a proposito dell'episodio di Anna che conforta Maria dicendogli: non temere che Dio ti darà gli aiuti per quell'ora tremenda,
Gesù commenta così: non temete, state uniti alla croce, essa ha vinto sempre l'ensile del demonio, l'unione alla croce, che viene con la ferocia degli uomini e le tristezze della vita a cercare di piegare alla disperazione, cioè alla separazione da Dio, i cuori che non può prendere in altra maniera. Le tristezze della vita o la ferocia degli uomini, no? È esattamente quello di cui parlava, vedete, ci sono delle sorprendenti bioincidenze, come sempre, niente di tutte queste cose preparato, io ho degli schemi di meditazione del rosario, ce ne ho diversi, questo tanto così, e quando arriva la veglia do un attimo un'occhiata e a casaccio va questo, così, funziona così. Poi delle volte che avverto che è meglio che le faccio io le meditazioni, chiudo tutto e le faccio io. Funziona così, ecco qui. Confessati un po' di segreti. Quindi non c'è niente di voluto né di preparato, però sinceramente quando ho letto un triste avvenimento mi ha procurato una grandissima sofferenza morale, mi è subito tornata in mente la meditazione del quarto mistero glorioso. Dico, ma tu guarda. Quindi significa che questo è un argomento importante. Il diavolo gli va a risbattere in faccia con i minimi particolari tutto quello che gli era accaduto e che aveva fatto tanto soffrire questo sacerdote. Dice, ridendo perfidamente con grande soddisfazione, descrivendo tutti i fatti che mi hanno provocato quell'afflizione, vantandosi di aver contribuito a suscitarli e a fomentarli. E minacciava anche di procurarmene altri. Dice, se non la pianti, ne arriveranno ancora. E c'è un mezzo facile facile. Signore, per le mani della Mamma Celeste, ti offro con tutto il cuore queste sofferenze. Il diavolo è morto. E certo che non è tanto... non so che non è tanto semplice, insomma. Ci sono certamente delle situazioni di vita a volte che possono diventare abbastanza impegnative. Ecco, però dobbiamo imparare questa tecnica di combattimento da parte del demonio. Ricordiamo le parole, quelli che non riesce a vincere in un altro modo. Siccome inevitabilmente in periodi, poi in certi periodi di più, in altri di meno, o in certi di più e in altri leggermente di meno. Quindi siccome i dolori e i dispiaceri della vita non tardano a moltiplicarsi, ci possono essere dei momenti in cui alcune cose, ci colpiscono particolarmente, perché nessuno di noi è di acciaio inox impermeabile. Può succedere che qualche cosa veramente ti tocchi, ti scuota, e sono i momenti in cui si rischia brutto, perché possono avere una montagna di pensieri, no? Cioè, tedi della vita, pensare che tante cose sono inutili, che è tutta fatica sprecata, cioè, tutti quanti i pensieri che possono venirci in mente, no? Tutto questo è un'operazione demoniaca, suscitata da lui, è provocata da lui. Lui provoca queste cose qui perché aizza le situazioni, perché quando capita una situazione dolorosa, un evento, specialmente quando sono coinvolte altre persone, è chiaro che c'è stato un lavoro che lui ha fatto, graduale, dentro le anime, dentro i cervelli, dentro le capocce delle persone, quindi magari mettendoci un sacco di tempo, quindi creando degli antecedenti, delle situazioni. È tutto quanto un piano e un progetto mirato, ben preciso. Allora, non si combatte contro questa cosa, perché la prima cosa che ci viene umanamente è cercare di non pensarci, no? Cercare di distrarsi, insomma, di pensare ad altro, quindi di allontanare dalla nostra anima quelle sorgenti, diciamo così, di dolore alimentate da fatti appunto sgradevoli. Ma quando si tratta di cose grosse, provate, tu le allontani ma non ce la fai allontanarle del tutto, perché
e se sono troppo grosse, sono troppo grosse, se ti hanno causato una ferita profonda, non, quella te la tieni. Cioè, se ti danno una coltellata, non è che se noi che dici, mo non ci penso, ma la ferita ti fa male, pure ovviamente non pensarci, ma la ferita è lì. Allora, la tecnica di combattimento è offrire, cioè è riconoscere, dici, ma come? Queste cose sono cose da offrire? Certo, sono cose da offrire, sono i dolori più grandi, che quelli interiori sono quelli più grandi che a volte possono succedere. E non bisogna dubitare che questo è il sistema migliore. Quando anche tu dici, ma può darsi anche che è colpa mia, può darsi anche che abbia in qualche modo concorso io a provocare questa situazione, e non fa niente. Il dolore offre lo stesso, perché tanto concorso o non concorso è sempre una cosa che al momento ti fa stare male. E poi il Signore, se c'hai concorso tu e se c'è quindi qualche cosa magari da rettificare, ecco, c'è sempre tempo per farlo comprendere. Ecco, però bisogna santificare queste avversità nella consapevolezza, si offrono a sconto dei peccati nostri, a riparazione dei peccati altrui e per la conversione dei peccatori. Oggi è 16 di luglio, la Madonna del Carmelo, no? La Madonna del Carmelo è strettamente legata all'apparizione di Fatima, perché l'ultima apparizione di Fatima, quella del 13 ottobre, la Madonna apparve proprio vestita da Madonna del Carmine, no? E qual è la prima cosa che disse Pastorella? La prima apparizione: volete offrirvi come vittime a Dio, come atto di riparazione per i peccati con cui è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Di questo oggi il diavolo ha parlato. Cioè, chi fa questo fa danni al demonio. Delle anime che sono capaci di fare queste cose, il diavolo c'ha paura. La Madonna... Qui rispondono subito, sì, vogliamo, e la Madonna dice subito, avrete molto da soffrire, ma la grazia di Dio sarà con voi, quindi sono scelte che dobbiamo fare, se ci abbiamo voglia. Se uno si offre, amici miei, ecco perché ogni tanto qualcuno mi dice, mi scrivono le mail, dice, io vorrei offrirmi come vittima, dico, ah, cioè, accomodati, dico, va pure, tranquillo, pensaci bene. Dopo però, non fare in genghè dopo, quindi non fare dopo il pianto del coccodrillo, perché pondera bene, rifletti bene, valuta se hai, come dire, un minimo di vita, insomma, interiore, cioè se uno aspetta di diventare santo prima di fare queste cose, non le fa mai, però certamente non si possono fare in maniera sconsiderata. Sappi però che se la fai, il nostro Signore poi non scherzi, dopo ti prende sul serio. E San Luigi, proprio nel trattato della vera devozione, dice che alle anime mariane il Signore gli riserva delle sofferenze raffinate, cioè quelle che ti fanno male assai, ma non perché è un sadico, un crudele, questo lo capiamo benissimo, no? Ma perché la vita di Gesù e di Maria è stata tutta quanto una croce, e coloro che sono loro discepoli devono sapere che seguono le orme della croce, che è l'unica cosa che vince il diavolo. Detto poi, chiudiamo, no? Di che cosa il diavolo c'ha paura? Il diavolo c'ha paura del crocifisso, c'ha paura della croce. Perché il diavolo viene vinto soltanto così. Abbiamo sentito quello che diceva la Madonna, gli abbiamo messo la spada nel cuore. Gliel'abbiamo proprio infilata dentro, gliel'abbiamo rivoltata, fagli male, gliene mettete miliardi, niente. Anziché fare male noi a lei, ce l'ha fatto lei a noi. Perché? Perché è rimasta buona e tranquilla come un agnellino a offrire tutte quante quelle sofferenze, senza ribellarsi, senza arrabbiarsi, senza minacciare vendetta, e semplicemente ripetendo in continuazione, si è fatta la tua volontà, basta. Queste sono le grandi battaglie col diavolo. Ci doni il Signore la grazia di saperle combattere e con queste armi nel suo nome di riuscire a vincerle.